E ben ritrovati, siamo qui nel confessionale di Investir Roma 2021 in compagnia di Fabio Michettoni, partner di Volciarze e coautore dell'omonima piattaforma per l'analisi volumetrica. Ciao Fabio. Buongiorno, buongiorno a te. Allora Fabio, anche quest'anno a Investing Roma, come è stata questa mattinata, come sta andando? Ma sta andando bene, diciamo che viene ribadito, no? Il concetto di didattica articolata in aula. Prima facevo un percorso intorno e diversamente dalle altre manifestazioni che c'è gente che viaggia, dicevo qui si sta a scuola, qui ci sono le aule piene e chiuse, quindi neanche il tempo di entrare in ritardo, quindi c'è veramente rigore nella parte didattica e riflette proprio lo status di una scuola. Ecco, tu oggi sei stato il protagonista di una in sala di un intervento a tema il trading della negoziazione alle grida all'high frequency trading, come saranno i trader del futuro. Io ti chiedo come ti vedi tu nel futuro e se il trader così come lo conosciamo oggi esisterà ancora tra 5 anni. Allora, il mio futuro professionale è in fase evolutiva. Diciamo, non dico che è prossimo alla conclusione, ma siamo ormai insomma a bordo di una struttura tecnologicamente avanzata e penso che la figura del trader che opera in un mercato come questo, tecnologicamente supportato, dove le informazioni sono iperveloci, rimarrà ancora per un po'. Probabilmente gli strumenti ne verranno fuori di nuovi, l'ingegneria finanziaria è molto attiva e quindi penso che gli strumenti saranno, diciamo, protagonisti nel futuro, e essendo a elevatissimo valore aggiunto anche proprio a livello di informazioni, di competenze, richiederà appunto da chi li dovrà analizzare estrema competenza. Diciamo che è finito il ruolo del trader, me l'ha detto il mio amico, o la dritta o l'imbeccata, ho letto sul giornale. Oggi c'è bisogno di preparazione, penso che Investing poi vada proprio incontro a queste specifiche. E cosa non sappiamo di Fabio Michettoni? Cosa non sapete di me? Operativamente penso si sappia tutto. E poi ovviamente poi c'è una parte che resta velata, opaca, e che è quella personale, che io poi sono una persona abbastanza riservata, quindi tendo poco a trasmettere. Secondo te perché allora te l'ho chiesto? Dici qualcosa che non sappiamo di te? Della mia scivolata quando ero a galoppino in borsa e portavo gli ordini dal desk alle grida, ho fatto una scivolata in mezzo a tanti colleghi, hanno riso per una settimana, sono stato preso in giro per una settimana, mi sono fatto anche male al ginocchio. Bellissimo. Come molti sapranno, sei partner di Volciarze insieme a Salvatore Scarano, che incontrerò a breve. Mi dici, così tanto per resta tra noi, un pregio e un difetto di Salvatore, poi lo mettiamo anche a confronto. Lo dico perché non mi sente, lo sentirà nemmeno. Salvatore è una persona molto accogliente, proprio a livello persona. Ha qualche difetto, me non lo dico, questo lo so io che sono suo partner professionale. Va bene, allora non ci ha detto il difetto di Salvatore, va bene, intanto io ti ringrazio e ti auguro un buon investing. Sì, buona giornata.